Gianni Colacione qui a Piazza Montecitorio, ormai è sera, abbiamo incontrato Giulia Innocenzi e le chiediamo intanto una considerazione un pochino complessiva su questa serata che è stata veramente dura per la Repubblica. Che dire, il palazzo è circondato, i cittadini sembrano come essersi svegliati da un sonno che però è stato acceso, la speranza si è accesa grazie ai 5 Stelle nel palazzo che avevano dato una possibilità di cambiamento, ci hanno creduto, le speranze sono state disattese addirittura con la scelta di riconfermare Napolitano con un metodo molto grottesco, da inciucio, anteprima Repubblica, una cosa abbastanza da brivido, e vedere questi cittadini che scuotono le mura del palazzo, io alcune cose che ho visto mi hanno fatto anche venire i brividi, quindi l'importante è quello che spero adesso, che non si fermi qua, non si fermi all'indignazione. Senti Giulia, volevo chiederti su questa cosa, secondo te Napolitano ha fatto bene ad accettare, non avrebbe dovuto accettare, è stato un atto di responsabilità la sua, insomma, lo hai apprezzato oppure no? Napolitano secondo me non aveva altra scelta che accettare, ma davanti alla morte dei partiti che sono andati là a chiedergli col piattino di accettare. Io qualche settimana fa mi sono espressa a favore di un Napolitano bis, perché ero già convinta che i 5 Stelle sarebbero stati messi all'angolo con la loro proposta e che la scelta di PD e PDL insieme sarebbe stata una scelta a ribasso, probabilmente anche peggio di Marini. E quindi davanti a questa paura io ho detto allora meglio un Napolitano bis, perché almeno sappiamo con che abbiamo a che fare, invece chissà quali porte si sarebbero aperte davanti all'inciuccio PD-PDL. Adesso bisogna vedere come agirà Napolitano, perché se Napolitano metterà dentro i suoi saggi, farà fare l'inciuccio PD-PDL, allora questa piazza si moltiplicherà non 100, non 1000, ma forse 1 milione di volte. Senti Giulia, una delle cose che ha caratterizzato secondo me in negativo, diciamo, questa fase della elezione del Capo dello Stato è stato l'accantonamento di un nome che era in tutti i sondaggi ai vertici del gradimento popolare, che è quello di Emma Bonino. Ecco, volevo sapere tu cosa ne pensi di questo, il motivo, e poi ti volevo fare anche un'altra domanda su questo. Emma Bonino era la mia scelta di cuore, di testa, e mi sono espressa pubblicamente in favore di Emma Bonino, un nome che perdeva già in partenza, proprio perché era il nome preferito dagli italiani. Cioè noi abbiamo che Emma Bonino vinceva in tutti i sondaggi come la preferita dagli italiani, Marini in un sondaggio del Corriere della Sera aveva lo 0, qualcosa di preferenza. Chi hanno proposto per primo? Marini. Si sapeva che la Bonino, non essendo di nessun tipo di partito preciso, di potere di riferimento preciso, non avrebbe avuto nessuna chance, quindi la Bonino non ce l'ha fatta. La mia seconda scelta dopo la Bonino era Rodotà, anche lui non ce l'avrebbe mai potuta fare, perché il Partito Democratico, un partito che ormai non esiste più, avrebbe dato una vittoria politica a Grillo che non ha ritenuto di potergli dare. Giulia, parlando della Bonino, in una puntata recente di Servizio Pubblico c'è stata una, diciamo, il monologo di Travaglio dedicato in qualche modo a smontare questo nome, sono uscite fuori un sacco di cose più o meno vere, ma insomma, tra le altre cose sul web si è accesa nel mondo radicale, web che seguiamo un pochino, i vari gruppi, Facebook e così via, una piccola diciamo polemica sul fatto che tu non avresti in qualche modo difeso e detto che la cosa di Bilderberg era soltanto una partecipazione una volta, insomma, non ti saresti esposta davanti a Travaglio doverosamente secondo alcuni per difendere la Bonino. Tu che rispondi a questa polemica? La Bonino è stata invitata più volte a Servizio Pubblico e più volte purtroppo ha declinato l'invito. Rispetto alla difesa della Bonino, penso che lei si possa, naturalmente lo sa fare, difendersi da sola. Non sono io l'avvocato della Bonino che deve difendere la Bonino in studio. Sul punto del Bilderberg non mi sento assolutamente di difenderla, perché se tu decidi di partecipare a una riunione riservata che viene criticata proprio per essere una riunione di potenti che si incontrano in maniera riservata fra di loro e non sappiamo quello che si dicono, tu non puoi poi provare a dire ma io ho parlato della pesca, perché se hai accettato di partecipare a una riunione riservata quello rimarrà e la tua parola vale come la tua parola.
quindi sulla partecipazione al Bilderberg non la difendo e non la difenderò mai, perché anzi, se io rappresento le istituzioni non vado a partecipare a una riunione di potenti chiusa e criticata per questo. Su tutto il resto io penso che Emma Bonino debba rivendicare quelli che qualcuno ritiene i suoi errori politici, perché se tu ci hai messo la faccia in anni e anni, per quanto riguarda la Bonino, decenni di battaglie politiche, sei solo una persona da stimare, perché Emma Bonino è una persona correttissima, di un'elevata statura morale, ha fatto battaglie civili e politiche per questo paese quando la maggioranza del potere era contrario a tutte le battaglie che lei ha proposto, una donna fra le più stimate in Italia, e quindi proprio perché Emma Bonino ha questo po' di curriculum, l'Italia non se la merita e non se l'è meritata Presidente della Repubblica. Grazie Giulio Innocenzi su Libri.tv, grazie ancora.